Benvenuti in questo nuovo video. Oggi è la prima volta che vloggo attraverso, cioè vado in giro con la macchinetta in mano. C'è un po' di vento, quindi non so se sentirete grandi cose, però comunque vi porterò con me in questa giornata in cui vado a lavorare a casa con un mio amico che stiamo lavorando a un progetto, un cortometraggio, e quindi niente, oggi lo dobbiamo iniziare a montare, dobbiamo iniziare a lavorare alla post produzione. Bene, ho appena scoperto che il mio amico a casa non c'è. L'ho telefonato, le ho detto: guarda che io sto sotto casa tua. Lui mi fa: non ci sto. Come non ci sta? Ho detto: no, sono andato a prendere una cosa, sto arrivando a 2 minuti. E va bene, aspetto qua. 2 hours later. Ragazzi, è arrivato Samuel. Bella raga. Ciao Samuel. Hai fatto tardi. Praticamente pensavo che erano, cioè pensavo che era molto più presto. Hai fatto invece tardi. Sono le 4:10, raga, 4:08. Sono arrivato nella Samuel Room e adesso iniziamo a lavorare come dei pazzi, perché tecnicamente dobbiamo presentare questo progetto in quanto tempo? 2 giorni? 2 giorni, e noi abbiamo iniziato oggi perché lui stava in vacanza. E camera sua è molto figa. Io però non vi ho ancora spiegato di che progetto si tratta, cioè sì, vi ho detto che è un cortometraggio, e però non vi ho detto di certo che cosa tratterà più o meno. Non vi voglio dire troppo perché altrimenti vi rovino la sorpresa, ma posso tranquillamente dirvi che sarà un corto, che una sorta di video motivazionale, possiamo dire, sì, sulla falsa riga di... Nessuna falsa riga, non ho copiato nessuno, è una roba mia che mi è venuta in mente, e ho semplicemente chiesto a Samuel di darmi una mano, perché così due menti viaggiano molto più di una. Dato che era un progetto abbastanza impegnativo, gliel'ho chiesto, tutto sommato è questo. Ma comunque, tornando al discorso del video, di che cosa tratterà? È un video motivazionale barra estremamente drammatico, perché la colonna sonora che useremo è proprio perfetta per questo genere di cose. Ho avuto la fortuna di avere come attore un mio carissimo amico che è di colore, un mio amico che fa il cantante della mia città. È stato veramente bravo come attore, io non me lo aspettavo, cioè ho detto: guarda, fallo tu, giusto perché essendo di colore per le scene che ci servivano era perfetto, ma non mi aspettavo che sarebbe stato così bravo, quindi bravo Aysent. Allora, dopo quasi 2 ore che lavoriamo, siamo arrivati appena a metà e, oddio, a me piace. A te, Samu, ti piace? Sì. Non è vero, non gli piace. Stiamo andando bene. Sì, oddio, andando bene. Un lavoro tosto, perché, cioè, abbiamo... Poi la parte più brutta è stato che abbiamo rivisto tutte le clip che abbiamo fatto, e ne abbiamo fatte così tante che abbiamo perso un'ora solo per decidere quali clip prendere. Ed è bruttissimo. Concordo. Ragazzi, e dopo ancora tanto tempo, finalmente è arrivato il momento di fare la merenda. Biscottini e filmone! Ovviamente da finire. Comunque, sto un sacco ingrippato facendo questa cosa, mi sto divertendo un mondo, e Samuel è proprio una bravissima donna di casa. Con che gente lavoro. Allora ragazzi, il video è completato, finalmente, dopo ore e ore e ore ce l'abbiamo fatta. Il mio amico Samuel è andato di là perché si deve un attimo riprendere, poverino, è distrutto, peggio di me. E niente, il video è venuto veramente fighissimo, cioè a me piace molto come cortometraggio, è proprio quel genere che piace a me, sul drammatico, cioè sulla scia del drammatico. Ma stai zitto, ma piano. Ma fregati. Ma stai zitto. Vabbè. Quindi stavo dicendo, è su quella scia del...
del drammatico andante e lo vedrete presto. Credo che lo porterò sul canale, però non adesso. Voglio aspettare un po' perché ho già dei video in coda e lo vedrete più in là. Però state tranquilli che ne varrà la pena. Ma smetti di fare casino dietro la telecamera! Si diverte a fare il minchione. Vabbè, che stronzo, Andrea, che bastardo. Vabbè, noi abbiamo finito. I biscotti sono quasi finiti. Il tè è finito. E me sto andando. Ciao, Charlie. Andiamo. Ciao. Ciao. Sì. Ciao, Samuel. Ciao, ciao. Ancora stai a fare il video? Sì. Me ne sto andando. No, aspetta, mi sa che adesso prendo l'ascensore perché. E poi mi devo anche gli occhiali da sole che non c'è più sole. Prendo l'ascensore perché se no è troppa strada, considerando che lui abita all'ottavo piano. Non l'ho mai fatta una giornata vlog come questa qua. Non mi trovo bene, diciamo. E che figata le riprese in ascensore. Che poi sono proprio i colori di questo ascensore che fanno belli, guarda. Una bella luce ghiaccio. E adesso di corsa a casa. E si congela, si congela. Io sto a mezze maniche, fortunatamente ho il pantalone corto, ma si congela. Stamattina sì. Qualche ora fa quando sono uscito e c'era il sole, faceva quasi caldo. Anche se ormai l'estate è praticamente finita nella mia città. Ormai la sera ci vuole il golfino. Però sì, madonna che cacchio di freddo che fa. Allora, come si può ben notare, sono finalmente tornato a casa. Sono distrutto, manco se avessi fatto la guerra. E praticamente adesso inizio a montare il video che state vedendo. E poi si va a nanna. Io vi saluto e ci vediamo in questa settimana. Uscirà il primo video del nuovo format che voglio portare sul canale e lo vedrete appunto venerdì, credo, o sabato. Ciao.